Meteo estate 2023. Le proiezioni fino a luglio sono appena arrivate e le ragioni sono sensazionali. Ultimo aggiornamento per il mese di giugno estate 2023. Le proiezioni aggiornate sono appena arrivate fino a luglio per temperature e precipitazioni e sono sensazionali. Ti diciamo da ora, la prima parte dell'estate sarà in qualche modo anomale, soprattutto se rispetto a ciò che è accaduto in anni recenti. Poche notizie anche per l'inizio luglio. A proposito, mappa che ti mostriamo seguito indica un surplus precipitazioni previsto tra fine giugno e l'inizio del nuovo mese. Pratica, questo si traduce in una media above climatologica di il periodo. Surplus precipitazioni tra fine giugno e luglio. Ciò non significa che pioverà ogni giorno durante il giorno. Effetti: stagione avanza per motivo i temporali durano massimo 2 ore, quindi il sole ritorna a brillare. Un fatto piuttosto insolito date le ultime stagioni estive, per dirlo almeno caldo. Con temperature dei media tra la fine giugno e l'inizio luglio, al momento sembrerebbe che anche il mese luglio può iniziare a seguire questa tendenza climatica con temperature in media o leggermente al sotto e il rischio precipitazioni specialmente nelle regioni del centro a nord. Vedremo se i prossimi aggiornamenti confermeranno o meno questo possibile punto di svolta.